macro attrattore turistico, la regione stanzia un altro milione di euro per Trecchina. Coverbus, gioco d'apprendimento uniti in un progetto di cultura digitale alla via. Medici nel mirino delle fiamme gialle. Trecchina C5, l'andamento della squadra. Merito di più, il forum regionale si unisce a Maratona. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Trecchi News, il notiziario quindicinale interamente realizzato dal Forum dei Giovani di Trecchina per creare uno spazio di approfondimento sulle notizie che interessano la Valle del Noce. Si è appreso durante il Consiglio Comunale dello scorso 28 novembre che la Regione Basilicata ha devoluto al nostro comune la cifra aggiuntiva di 1 milione di euro ai 3 previsti per la realizzazione del macroattrattore turistico sul Monte Santa Maria. Questo ulteriore gettito sarà utilizzato in particolar modo per gli interventi sulla viabilità ed altri strutturali e funzionali ai progetti. L'intero passaggio è visibile sempre su questo canale con il video integrale del Consiglio Comunale. Il Comune di Lauria aderisce al Coverbus e lo fa riunendo complessivamente 76 bambini delle classi 4 e 5 elementare dell'Istituto Marconi che, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno preso parte all'iniziativa denominata Coderdojo. Il nome che unisce le due parole, Coder, che vuol dire programmatore, e Dojo, palestra, indica un progetto il cui obiettivo è quello di costruire una vera e propria palestra di talenti che si preparano e allenano ad affrontare le vere sfide del futuro, che sono quelle dell'open data e di una scuola davvero digitalizzata. Durante questo pomeriggio di attività, i ragazzi, con la collaborazione di una serie di mentori e la presenza dell'informatico ed esperto Vincenzo Patruno, hanno costruito un videogioco animato, programmandone l'avventura e i personaggi. Unire l'utile al dilettevole, imparare a programmare divertendosi, facendo tesoro di nozioni e concetti che potrebbero tornare loro utili un domani. Continua il lavoro della Compagnia della Guardia di Finanza di Lauria, che questa volta scruta con la sua lente il settore medico, avendo appreso di professionisti che fornivano in modo abusivo le proprie prestazioni ai clienti all'insaputa delle proprie ASL di competenza. I finanzieri sarebbero intervenuti in un poliambulatorio, scovando i vari professionisti, medici specialisti di competenza presso l'ospedale di Lagonegro, alle prese con i loro clienti, che sono stati interrogati al momento. L'indagine mira a scoprire se effettivamente gli specialisti operino pur tenendo un rapporto esclusivo con le ASL, percependo quindi stipendio pieno delle proprie amministrazioni e in più facendosi retribuire per le loro visite private all'insaputa degli enti lavorativi di riferimento. Ed ora passiamo allo sport, con un resoconto sulla squadra di calcio a 5 di Trecchina, scritto per noi da Francesco Di Lascio. Dopo la presentazione d'inizio stagione, le attese su questa squadra erano davvero molte, ma guardando i risultati si può affermare con certezza che non ha di certo deluso. Il bottino è pieno, il primo posto è solitario, non si poteva chiedere di più a questi ragazzi. L'inizio è stato quello da grande squadra, con 3 vittorie consecutive. Il primo KO è arrivato contro il Bernard, ma i 3 punti sono comunque stati assegnati al Trecchina C5, grazie al ricorso fatto dalla dirigenza, mancata comunicazione di una visita medica da parte di un componente della squadra. Dopo questo piccolo intoppo sono arrivate altre 3 vittorie, Paterno, Valdagri e ASD Virtus Lauria. Quest'ultima è sicuramente quella più bella, importante e prestigiosa perché è arrivata contro una diretta avversaria per il titolo. E purtroppo dobbiamo però segnalare una nuova sconfitta, questa volta in casa del Senise lo scorso sabato. Tornando al tema del confronto con Lauria, l'unico neo di questo inizio stagione è l'uscita di scena dalla Coppa Italia nel doppio scontro proprio con il Virtus. Chiudiamo ora con l'articolo di Emilio Pierro su un evento che ha interessato anche il nostro forum. Venerdì 14 e sabato 15, circa 400 giovani provenienti da tutta la regione si sono riuniti nell'iniziativa promossa dal Forum regionale dei giovani di Basilicata, Merito di più, una dei giorni incentrata sui temi cardine e per lo sviluppo territoriale. Carmine Lombardi, presidente del forum regionale, ha introdotto l'iniziativa accennando all'economia preunitaria e alla difficile situazione di oggi e incitando i giovani, con immagini simbolo come Falcone e Borsellino, a guardare il futuro senza paura.
Nella due giorni sono stati proposti workshop dai temi importanti come quello dell'agricoltura e della green economy per analizzare come sfruttare al meglio una delle risorse più importanti del territorio nel rispetto dello stesso. Cultura, turismo ed arte per focalizzare l'attenzione sul patrimonio artistico regionale. Patrimonio dove non risiedono soltanto le famose attrattive, ma anche tanti giovani con talento e creatività su cui scommettere per uno sviluppo del settore. Wellness, sport ed inclusione sociale sull'importanza del benessere come punto di partenza di una società dove lo sport può rappresentare un importante momento di coesione sociale. Quindi, grazie alle parole di esperti nei settori, si è mirato all'insegnamento delle grandi potenzialità che possiede la nostra regione. L'evento si è poi concluso con un dibattito incentrato sul lavoro e le nuove opportunità, che ha visto protagonisti imprenditori, sindacati e politici, moderato dal giornalista Rai Oreste Lopomo. Alle due giorni era prevista anche la partecipazione del presidente Pittella, il quale per altri impegni non ha potuto presenziare l'evento. Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata fra 15 giorni. Un saluto da Sara Cozzi e Niccolò Carlomagno.